Ciao a tutti e bentornati su Eurisparmio, sono Pasquale e questo è il canale dell'investitore e del risparmiatore della Porta Accanto. Oggi un video particolare, volevo parlare in fase retroattiva degli acquisti che ho fatto nel trimestre precedente. So che molti miei colleghi, anche io in passato, fanno dei video in cui si parla sulle azioni che sono in watchlist, sulle aziende che sono in watchlist o sugli acquisti che si effettueranno in un futuro non troppo lontano. Io invece, per continuare a fare un po' tutta quella strategia di non comunicare mai alcuni acquisti in anticipo in maniera tale che la gente non possa andare a copiare senza studiare appunto le aziende, ho deciso invece di fare dei video retroattivi, cioè di parlare di alcune aziende che ho già comprato, proprio perché non voglio mai in nessun caso che i miei video vengano identificati come consigli all'acquisto. Consigli finanziari, consigli di investimento non sono questi i termini del mio canale, non è quello che faccio, ma è semplicemente porto avanti il discorso della mia ricerca dell'indipendenza finanziaria. Ed in questo caso andiamo a parlare di tre aziende che ho inserito nel trimestre precedente, per cui non si parla di ottobre, si parla di settembre, agosto e luglio. Ma parliamo in particolare di queste tre aziende che ho aggiunto, ricordandovi però che in qualsiasi momento, se siete nuovi sul canale, potete iscrivervi e cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. E ovviamente, se questi video sono di vostro gradimento, pollice in su, che fanno tanto piacere all'algoritmo di YouTube. Partiamo dalla prima azienda. Ah, tra l'altro volevo ricordare che tutte queste tre aziende hanno un video analisi che ho fatto in passato, per cui se volete andare ad approfondire, i video non sono recentissimi, però sono comunque video illustrativi su quello che è il business. La prima azienda è Caterpillar, azienda molto conosciuta, per chi non lo conosce, è un'azienda manufatturiera, produce e vende attrezzature per l'edilizia e l'estrazione mineraria, motori diesel e a gas naturale, turbine a gas industriali e locomotive diesel elettriche in tutto il mondo. Ha diversi segmenti, come dicevo prima. Il primo segmento di cui parliamo è il Construction Industries, che offre appunto finitrici per asfalto, compattatore, pialle a freddo, motolivelli, posatubi, purificatori stradali, sollevatori telescopici e veicoli utilitari, terne, cingolati compatti e multiterreno, per cui aziende che servono appunto per lavorare nel campo industriale. Poi c'è il segmento Resource Industries, e in questo caso l'azienda fornisce pale elettriche a funivie idrauliche, drag line, trapani rotativi, veicoli a rocciadura, trattori cingolati, camion da miniera, minatori a parete lunga, pale gommate, camion fuoristrada articolati, per cui tutto quello che è relativo all'industria delle risorse, prevalentemente quelle che sono risorse minerarie. Poi anche un altro segmento che si chiama Energy and Transportation, che offre invece gruppi elettrogeni alimentati da motori alternativi e sistemi integrati per l'industria della produzione di energia navale, petrolifera e del gas, turbine, compressori, centrifughi di gas e servizi correlati. Per cui un'altra serie di prodotti che vanno a coprire un terzo settore. Infine, l'ultimo segmento è quello dei prodotti finanziari, Financial Product. E in questo caso è tutta quella parte amministrativa in cui l'azienda va a fornire leasing operativi e finanziari, contratti di vendita rateale, prestiti di capitale circolante e finanziamenti all'ingrosso. Offre anche assicurazione e gestione del rischio, nonché altri prestiti relativi alle proprie attrezzature. Infine c'è un ultimo segmento che si chiama All Other Operating, che offre per esempio filtri, fluidi, sottocardi, utensili per l'interspatura, prodotti per il trasferimento di fluidi, guarnizioni di precisione, per cui tutto quello che è il spare parts e le parti di ricambio in ogni caso. Precedentemente la società era nota come Caterpillar Tractor & Co. ed è stata fondata nel 1925 e ha sede a Deerfield, nell'Illinois. Questa azienda, dal mio punto di vista, va a coprire il reparto industriale e produttivo, ha circa 97.300 dipendenti e ha dato nell'ultimo anno un rendimento totale del 17.9% contro il 24.8% per l'industria, però nei 5 anni ha sicuramente battuto l'industria di riferimento e il mercato, donando insieme ai dividendi un 161% di rendimento. Il mio acquisto è stato proprio in relazione dell'ultimo calo che è avvenuto di recente a settembre, e infatti, come si può vedere qui, al momento mi sta dando un piccolo rendimento del 3.24% da settembre, per cui insomma neanche un mese. Seconda azienda è PepsiCo Inc., che opera come azienda alimentare nelle bevande in tutto il mondo. A differenza di Coca-Cola, la PepsiCo non ha solo il reparto beverage ma anche il reparto food. Ha 7 diversi segmenti: Frito-Lay per il Nord America, Quaker Foods per il Nord America, PepsiCo Beverage Nord America, America Latina, Europa, Africa e Medio Oriente e Asia Meridionale.
Poi Asia Pacifica, Australia, Nuova Zelanda e la regione della Cina. Offre salse di marca, snack al formaggio e tortillas, oltre a mais, patate, tortilla chips, cereali, riso, pasta, miscele e sciroppi, barrette di muesli, farina d'avena, torte di riso, concentrati di bevande, sciroppi per fontane e prodotti finiti, tè, caffè, succhi di frutta e pronti da bere, e anche dei latticini. L'azienda fornisce i suoi prodotti principalmente sotto il marchio di Cheetos, Doritos, Fritos, Lay's, Ruffles, Tostitos, insomma ce ne sono tantissime. Anche 7-Up e il Gatorade sono per esempio di produzione di PepsiCo. Serve distributore all'ingrosso e anche di altro tipo, clienti di ristorazione direttamente, negozi di alimentari, drogherie, mini market, discount, dollar shop, merchandiser di massa, negozi di appartenenza hard discount, rivenditori di e-commerce, imbottigliatori indipendenti autorizzati e anche altri attraverso una rete di consegna diretta in negozio, magazzini di clienti, reti distributori, nonché direttamente ai consumatori attraverso piattaforme di e-commerce e rivenditori. Azienda antichissima, è stata fondata nel 1898 a sede in Port Chase. Da quando l'ho inserita in portafoglio, come si può vedere, è praticamente in pari, un -0.04% rispetto al mio PCM. Però ovviamente io la guardo nel lungo periodo, essendo un'azienda di quelle molto solide, con una storia alle spalle, per cui non mi aspetto sinceramente di fare il più 100% anno. Ultima azienda che ho aggiunto nel trimestre passato è The Bank of Nova Scotia. Anche per questo ho realizzato un video come per le altre due in passato, per cui vi lascerò da qualche parte i link qui nella finestra. L'azienda fornisce vari prodotti e servizi bancari sia in Canada ma anche in Stati Uniti, Messico, Perù, Cile, Colombia, Caraibi e America Centrale e anche in alcuni casi a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Canadian Banking, International Banking, Global Banking e Market and Global Wealth Management. L'azienda offre consulenze e soluzioni finanziarie a prodotti bancari quotidiani tra cui carte di debito, carte di credito, checking account, savings, investimenti, mutui, prestiti e assicurazioni per privati. Offre anche soluzioni di business banking che comprendono soluzioni come ad esempio prestiti, depositi, gestione della liquidità, finanziamenti commerciali per piccole imprese e clienti commerciali, comprese anche delle soluzioni di finanziamento per esempio per acquisto di nuove auto, sia per i concessionari che per i clienti direttamente. Fornisce inoltre consulenze e soluzioni di gestione patrimoniale fra cui intermediazione online, investimenti per immobili, investimenti mobili, intermediazione a servizio completo, trust, private banking e servizi di consulenza per gli investimenti privati, fondi comuni di investimento al dettaglio, fondi negoziati in borsa, fondi alternativi, liquidi e anche fondi istituzionali. Inoltre Bank of Nova Scotia fornisce anche servizi di consulenza bancaria, bancari internazionali per retail, corporate e commerciali, servizi di consulenza bancaria di investimento, servizi di accesso ai mercati dei capitali e clienti aziendali. Fornisce anche servizi di internet banking, mobili e telefonici. Gestisce al momento 952 filiali e circa 3.540 ATM automatizzati in Canada, con 1.400 filiali e 5.200 sportelli bancomat e 22 contact center a livello internazionale. Banca antichissima che ha sede in Halifax, in Canada, ed è stata fondata nel 1832. Per quanto riguarda le sue performance nel mio portafoglio, è leggermente in negativo, -2.10%, però questa è un'azienda ovviamente che segue i cicli economici, va su e giù. Cercherò di mediare il prezzo, anche perché in questo caso l'azienda l'ho comprata prevalentemente per un dividendo stabile e continuativo, però comunque è un'azienda che mi piace tanto perché rispetto ad altre banche la vedo molto più solida e molto più stabile. E tu cosa ne pensi dei miei acquisti fatti nel trimestre precedente? Sono di tuo gradimento? Conosci le aziende? Ci sei investito? Le avevi valutate? Le hai in watchlist? Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi, vorrei un tuo parere e aprire una discussione in merito. Ovviamente se sei nuovo sul canale ti ricordo di iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo e di lasciare un pollice su se questo video è stato di tuo gradimento. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!